Sono principalmente tre le modalità in cui si può investire in immobili. Nel video di oggi le andiamo a esplorare insieme a Massimo Minoletti, investitore immobiliare. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao Massimo, bentornato. Ciao Roberto, grazie. Ben ritrovati in un nuovo video. Torniamo sul tema degli immobili. Abbiamo già avuto un sacco di domande, un sacco di mail che sono arrivate dal nostro video precedente. Mi dicevi tre modalità principali per investire in immobili. Quali sono? E parliamone un attimo. Allora, principalmente, come dicevi tu, le modalità sono tre che operiamo. Allora, innanzitutto sul libero mercato, quindi andiamo a cercare quegli immobili che sul libero mercato potrebbero avere dei prezzi interessanti per essere poi ristrutturati e rivenduti. Oppure andiamo alle aste immobiliari, quindi ci sono poi diversi tipi di aste perché si sta molto modernizzando anche il mercato, quindi stiamo andando sfruttando molto la tecnologia in quel settore. Una fase intermedia è quella invece degli stralci immobiliari. È una tecnica un po' più complessa, ma da un punto di vista di reddituale molto più alta. Ok, quindi libero mercato, esatto. Immobili diciamo da privato, insomma, sì, o di un qualunque proprietario, aste e piuttosto che stralci. Domanda a monte prima di entrare nel merito delle singole questioni. Per un investitore immobiliare, quanti immobili prendi in prima considerazione prima di trovare l'affare, cioè quello che vale la pena fare, quantitativamente, se possiamo dare un ordine di grandezza? È una bella domanda, nel senso che statisticamente ti direi 100 immobili visti, 10 su cui fare delle proposte concrete e riusciamo a chiuderne 1/2 su 100 okay. immobili. 100 visti su 100 intendi... immobili sul mercato. 100 immobili sul mercato, quindi magari con una prima scremata, che ne so, attraverso internet, attraverso i portali. La prima scremata la facciamo attraverso internet, quindi andiamo a vedere quelli che sono gli immobili che potenzialmente potrebbero avere un prezzo interessante. In un range, diciamo, in un range di prezzo. Sì, andiamo a calcolare proprio per singole zone quelli che sono i valori medi di mercato e quindi andiamo a scartare quelli che gli immobili che sono proprio completamente fuori prezzo. E da quello iniziamo a valutare quelli che potrebbero essere visibili, quindi okay. che decidiamo di andare a vedere, e di quelli poi su tutta una serie di analisi numerica iniziamo a fare delle proposte. 1 su 100, quindi ribadiamo che non si può semplificare mixando tra i tre diversi sistemi di acquisizione. Cosa puoi, ce n'è uno dei tre che tu preferisci, oppure vantaggi e svantaggi tra le varie strade? Guarda, ti direi molto dipende dal momento storico. In questa fase, a mio avviso, per la mia esperienza, si trova tantissimo sul mercato libero. Cioè, siamo in una fase dove chi vuole vendere si rende conto che non può più realizzare i prezzi a cui l'aveva comprato magari 10-15 anni fa, perché i prezzi sono purtroppo, o meglio per fortuna per l'investitore, scesi. E quindi si trova parecchio sul mercato libero e parecchia disponibilità da parte dei venditori a trattare il prezzo. Diciamo che il prezzo lo cerchiamo di pilotare noi, cioè siamo noi investitori che facciamo l'offerta. Se va bene abbiamo fatto bingo e se non va bene chiudiamo il discorso. C'è talmente tanti immobili in vendita che ne tu dai già per scontato che per appunto 9 su 10 ti diranno di però chiede... al momento in cui trovi l'uno che accetta la tua proposta hai fatto comunque un ottimo risultato. Qualche tempo fa era molto interessante, o meglio è ancora molto interessante, è un po' più problematico andare alle aste. Problematico per questo motivo, alle aste si trovano prezzi molto interessanti. Ti posso fare un esempio molto numerico per far capire anche ai nostri spettatori. Un immobile da 100.000 euro, valore di mercato di 100.000 euro, magari battuto all'asta a 40.000 euro, perché magari è andato deserto 2-3 volte. E il profano che ci guarda dice, cavolo, super affare, sono 60.000 euro di guadagno, questo è il primo ragionamento. Il problema qual è? Che all'asta poi partecipano tutte quelle persone che si sono formate attraverso YouTube, attraverso qualche piccolo video, attraverso qualche libro, e trovi magari per un appartamento di 40.000 euro 40, 50, 60 persone a fare l'asta. E quindi
Il prezzo, già, no, rimane il prezzo 40, non va. Rimane, ma non rimane neanche 100, perché poi sono tutte persone che non hanno slegato la parte affettiva all'immobile, e quindi si crea una concorrenza tra le persone e il prezzo va alle stelle. Anche perché per una persona come te che investe in immobili, il peggior concorrente a un'asta immagino sia quello che invece ci vuole andare a vivere o vuole regalarlo ai figli, eccetera, perché a lui non gliene frega niente, ha 30.000 euro fuori prezzo se non so, gli piace. Potrei raccontarti di un'esperienza un'asta che è stato proprio veramente un bagno di sangue, dove erano in due contendenti familiari, quindi uno di una famiglia e uno dell'altra, e volevano andarci a vivere in questo appartamento. C'è. Base d'asta 70.000 euro, è stato aggiudicato 280.000 euro. Wow. Dove il valore di perizia era circa 130.000 euro. Cioè, quindi è stato veramente, te lo giuro, è stata una cosa... Ma perché uno... Cioè, allora, che uno arriva a 120, sì, arriva a 140, lo posso capire, ma perché uno arriva a 280? Perché con una perizia scritta, non però, è che dice gliel'ha raccontato un agente immobiliare. Però c'è un legame affettivo, uno era il vicino di casa che voleva allargare il suo appartamento, l'altro aveva un legame affettivo perché l'esecutato era un parente, e quindi c'è stato proprio questo scontro tra titani e il prezzo gli è andato alle stelle. Il contento tribunale. Sì, 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 il curatore era contentissimo proprio. Sì, sì, sì. Immagino, sì, eccetera. Quindi dicevi, ok, aste non è... cioè c'è fin troppa competizione. C'è troppa competizione per fare delle aste buone, anzi ti direi ottime, bisogna alzare molto il livello di accesso. Abbiamo fatto un'asta circa un anno e mezzo fa, ci siamo aggiudicati un immobile del valore di circa 1 milione di euro a 600.000 euro, eravamo gli unici che abbiamo partecipato, quindi ha alzato molto il target e la concorrenza, diciamo, si è molto azzerata. In questo caso azzerata, comunque molto ridotta. Non faccio fatica a crederti, perché è un concetto molto logico, no? Cioè, chiaro, la competizione su quella da 40.000 euro non ti presenti nemmeno. Esatto. Cioè, tutti vogliono un appartamento a 40.000 euro. Esatto. Sì, esatto. Ah, alzi i prezzi, cioè si alzano i budget, sono in pochi a poter... Mi suona logico. Stralci? Stralci? Allora, diciamo che sugli stralci c'è molta possibilità di fare degli ottimi affari, perché si va a trattare poi direttamente con la banca, cioè con la delega da parte dell'esecutato si riesce ad andare a fare delle trattative, in alcuni casi complesse, in alcuni casi anche molto semplici, dipende dal numero di creditori, e ti direi che nel 70% dei casi il creditore è uno solo, la banca, quindi è la classica famigliola che purtroppo ha avuto degli imprevisti e via dicendo e non è più riuscita a pagare il mutuo, si va e si stralcia, si cerca di stralciare il debito residuo dell'esecutato. È un'operazione da un punto di vista etico molto interessante per l'esecutato, perché stralciando la posizione, quindi stralciando il debito con la banca, di fatto l'esecutato viene ripulito e non si porta più dietro quello che è il suo storico di cattivo pagatore. Quindi è molto interessante anche per l'esecutato. E l'esecutato in questione, di solito, lo capisce questo, lo sa, è renitente a comprendere questi concetti? Immagino non sia facile, no? Per uno che vive... Diciamo che in prima battuta... Se ti spopperi via una casa, bravissimo, credo che sia una cosa dilaniante. Bravissimo. Diciamo che in prima battuta i rapporti con l'esecutato non sono molto cordiali. Perché ti vede come un avvoltoio. Bravissimo. In realtà, quando poi fai capire all'esecutato che... È vero che lo fai perché ci devi guadagnare, è un'attività a tutti gli effetti, ma gli stai facendo anche un servizio, diciamo, propositivo, mentre se l'immobile va all'asta, lui il debito con la banca residuo se lo porta dietro per tutta la vita, cioè una parte viene assorbito dalla vendita dell'immobile, una parte se lo porta dietro per tutta la vita e rimane sempre comunque segnato, e non potrà mai intestarsi un immobile in un secondo momento, perché comunque la banca potrebbe in qualsiasi momento andare ad attaccarlo. Certo, quindi mi viene da dire, entriamo un po' anche nel mio mondo, che la comunicazione, la formazione, eccetera, penso servano anche buone capacità comunicative, sì, no? Certo, per cercare di fare bene. Perché vai a creare proprio delle relazioni con una persona che chiaramente è in difficoltà. Certo. E soprattutto, lo capisco, ha difficoltà anche ad ammettere un errore che ha fatto, comunque una situazione di difficoltà, chiaro, in cui si è incanalato. Chiaro, chiaro. Bene. Tante cose molto interessanti, magari varrà la pena di tornarci anche nel mezzo, che potremmo fare video solo su uno di questi singoli argomenti, anzi magari poi li faremo in futuro. Grazie Massimo. Grazie a te l'ospitalità.
continuate a seguirci, i commenti sono ben accetti sotto il video, certo. Rispondiamo molto favorevolmente. Poi abbiamo anche una community che è educazione finanziaria efficace, e ci ripromettiamo con il buon Massimo di avere magari delle dirette, sì, anche lunghe, in cui discutere di questi argomenti. Per registrarti trovi il link qua sotto, ma se no è robertopesce.com/community. Grazie per l'ascolto, grazie Massimo. Grazie a te dell'ospitalità, grazie a voi per averci seguito. Buona giornata, ci vediamo nel prossimo video.